Ciao, bentornate e bentornati al nostro appuntamento settimanale con il Vinyasa Yoga. Oggi lavoreremo un po' sulla mobilità delle anche, sull'apertura delle anche, ma lavoreremo anche un po' spostandoci dal solito schema avanti e indietro sul tappetino. Quindi lavoreremo un po' fuori dagli schemi, ok? Non ci servono particolari attrezzi, tranne il nostro mattoncino che ci teniamo sempre a portata di mano nel caso in cui ci possa venire utile. Sapete che è un ottimo strumento di lavoro il mattoncino, o addirittura i due mattoncini. Se li avete, se non sono mattoncini, sono libri, sono cuscini con un certo spessore, va benissimo lo stesso. Iniziamo a sederci sul nostro tappetino. Gambe incrociate nella nostra posizione comoda in Sukhasana. Prendiamo un profondo respiro e troviamo la giusta posizione del nostro corpo per iniziare la nostra pratica. Quindi gli ischi sono bene in appoggio. Le gambe naturalmente appoggiate alla terra che ci danno stabilità e radicamento. La colonna è in allungamento verso l'alto, bene centrata nel bacino. Quindi cerchiamo di sentire la naturale rotazione in avanti del bacino e il naturale svilupparsi delle nostre curve verso l'alto, senza rigidità, ma cercando di creare spazio tra una vertebra e l'altra. Le spalle lontane dalle orecchie, aperte, le braccia morbide. Uniamo il pollice e l'indice nella mudra, questa volta teniamo i palmi rivolti verso il basso, in Jhana Mudra. Un gesto che richiama la consapevolezza, quindi uno sguardo più interno, più al nostro io interno. La testa è naturalmente appoggiata tra le spalle, chiudiamo gli occhi, li socchiudiamo, rilassiamo la mandibola senza stringere i denti, rilassiamo le palpebre e ascoltiamo il naturale svilupparsi del nostro respiro attraverso le narici. Percepiamo l'aria attraversare le nostre narici. Percepiamo se c'è prevalenza tra una narice e l'altra. Sentiamo l'espandersi del torace, sentiamo riempirsi l'addome grazie al diaframma che si abbassa. Tutto questo mentre inspiriamo, mentre portiamo nel nostro corpo energia e nutrimento, nutrimento sia fisico che spirituale e mentale.
Noi percepiamo la chiusura del torace, lo svuotarsi dell'addome e la risalita del diaframma, mentre l'aria esce. Sentiamo andarsene anche le tensioni fisiche del nostro corpo, le preoccupazioni della mente e la pesantezza dell'anima. Rimaniamo la leggerezza, la quiete, la pace. Il nostro corpo è leggero, è libero da costrizioni. Apriamo la nostra mente è aperta. La nostra anima è in pace. Ci prepariamo per Nadi Shodhana Pranayama e respiro a narici alternate. Se non avete necessità di guardare, tenete gli occhi chiusi. Liberiamo la mano destra dalla mudra e portiamo il dito indice e il dito medio all'attaccatura del naso sul terzo occhio. Mentre con il pollice chiuderemo la narice destra e con il dito anulare la narice sinistra. Iniziamo chiudendo la sinistra, inspiro dalla destra. Espirando, chiudo la destra, espiro dalla sinistra. Senza modificare nulla, inspiro. Ed espiro chiudendo la sinistra e liberando la destra. E questo è un ciclo di respiro completo. E proseguiamo senza fretta. Rilassando la spalla e respirando con calma. Se sei riuscita a prendere un poco di confidenza con questo pranayama, prova a regolarizzare le due fasi del respiro. Inspira, per esempio, in quattro tempi ed espira in altrettanti quattro tempi. Scegli tu il numero di tempi in cui inspirare ed espirare.
facciamo un ultimo ciclo. Dopo aver espirato dalla narice destra, liberiamo la mano, prendiamo un profondo respiro. E per qualche momento ascoltiamo ancora l'aria entrare ed uscire dalle narici e sentiamo le differenze che possono esserci rispetto a prima. Se c'è meno prevalenza di una narice rispetto all'altra, se si sono equilibrate, se abbiamo portato equilibrio nelle nostre nadi, in Inda e Pingala nadi, i canali energetici che terminano appunto nelle narici. Liberiamo le mani dalla mudra, riapriamo delicatamente gli occhi, teniamo le mani appoggiate alle nostre ginocchia, iniziamo a sciogliere un pochino busto e anche disegnando dei cerchi in un senso, poi invertiremo la direzione. Inizialmente questi cerchi potrebbero risultare piccoli, ma muovendoci e andando a scaldare le nostre articolazioni, i nostri muscoli diventeranno più grandi. Proviamo a combinare il respiro, inspirando mentre andiamo in avanti, apriamo il cuore, espirando mentre andiamo indietro e curviamo la nostra colonna. Ancora uno. Torniamo in centro. Un respiro. Ed invertiamo il giro, andiamo nell'altro senso. Sempre mantenendo l'inspiro. Quando andiamo avanti apriamo il petto. E l'espiro. Quando ci spostiamo indietro e curviamo la colonna. Disegna dei cerchi sempre più grandi. Terminiamo espirando. Ci riportiamo in centro. Chiudiamo le ginocchia e distendiamo le gambe. Puntiamo i talloni, appoggiamo le mani dietro e sciogliamo per qualche momento le nostre gambe. Flettiamo il ginocchio sinistro, extravuotiamo l'anca, lo appoggiamo. Appoggiamo bene il piede vicino al pube, vicino all'interno coscia dell'altra gamba. Appoggiamo le mani a terra. Se la nostra colonna non riesce a mantenere l'allungamento, il nostro bacino non ruota in avanti, rimaniamo sedute sul mattoncino. Ok? Inspira. Espirando, piega i gomiti, flettiti in avanti.
Inspira, torna. Espira. Inspira. Espira. Inspira, ogni volta scendi un poco di più. Espira. Inspira. Espirando rimaniamo. Appoggiamo le mani un poco più avanti se riusciamo, altrimenti rimaniamo dove eravamo. E tiriamo con le mani il pavimento in modo da aprire il petto. Spingiamo il piede in avanti, il tallone. Rilassiamo la coscia ed il ginocchio. Rilassiamo la schiena, scendiamo fin dove possiamo, rilassiamo le braccia, il collo e la testa. Lentamente ritorniamo camminando indietro con le braccia. Distendiamo la schiena e apriamo la gamba destra verso l'esterno. Quindi aggiustiamo la posizione in modo da avere sempre il piede sinistro davanti al bacino, piede destro sempre flesso a martello. Allungo la colonna, inspiro. Espirando scivoliamo lungo il piede. Inspiro, torno. Espiro, lascia cadere anche la testa. Inspiro. Espiro, mantengo la posizione, mi aggancio dove posso, al piede, all'alluce, lasciamo cadere il braccio destro. Apriamo il petto e portiamo il braccio sinistro dietro la colonna. Rilassa e respira. Cerca di rilassare la coscia, il ginocchio. Liberiamo il braccio sinistro, ruotiamo verso la gamba destra, quindi giriamo un po' le spalle verso il ginocchio. Inspirando ti allunghi, espirando lasci andare. Ritorniamo lentamente, camminando sempre ben indietro con le mani. Torniamo in centro e fletteremo dietro la gamba destra. Portiamo il tallone verso il gluteo. Ci giriamo verso il ginocchio sinistro. Ci allunghiamo e mantenendo l'allungamento camminiamo in avanti con le mani fin dove riusciamo ad arrivare. Se riusciamo appoggiamo gli avambracci, manteniamo la colonna in allungamento, sempre provando a tirare un pochino con le mani il pavimento. Torniamo camminando indietro, portiamo le mani dietro al bacino e andiamo ad allungare il quadricipite destro. Posizioniamo bene il bacino, il ginocchio a terra,
retroversione del bacino, quindi non spingo in avanti, ma al contrario ruoto indietro. Possiamo appoggiare le mani, possiamo appoggiare gli avambracci, possiamo scendere direttamente a terra. Se però, per andare un pochino oltre, sollevo il ginocchio, in arco la schiena, ritorno al passaggio precedente. Lentamente ritorniamo in centro, saliamo, distendiamo la gamba destra, distendiamo la gamba sinistra e sciogliamo. Flettiamo il ginocchio destro, extravoltiamo l'anca. Posizioniamo bene con gli ischi a terra, piede davanti al bacino, a lato della gamba sinistra, che è distesa con il piede sinistro flesso. Mani a terra, inspiro, mi allungo, espiro, scendo in avanti, mantenendo la colonna in allungamento. Inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro. Espiro, inspiro, espiro, rimango qua. Le mani fanno un passo avanti se riesco, tiro il pavimento, allungo la colonna, il bacino ruota avanti. Il tallone spinge lontano. Rilasso la schiena, rilasso le braccia. Lentamente camminando indietro con le mani risaliamo. Apriamo verso l'esterno la gamba sinistra. Piede destro sempre bene appoggiato davanti al bacino. Piede sinistro flesso. Inspiro, mi allungo. Espiro, scivolo lungo la gamba. Inspiro, espiro, inspiro, espiro e mantengo la posizione, ci agganciamo dove arriviamo, al piede, all'alluce, alla caviglia, alla tibia, rilassiamo il braccio sinistro, apriamo e portiamo dietro il destro, lasciamo cadere anche la testa, rilassiamo le spalle. Liberiamo il braccio destro, ruotiamo verso la gamba sinistra, allineiamo le spalle, ci allunghiamo inspirando, espirando, lasciamo andare.
lentamente ritorniamo. Flettiamo il ginocchio sinistro dietro, portiamo il tallone al gluteo. Ci giriamo in direzione del ginocchio destro, ci allunghiamo con la colonna e camminiamo avanti. Arriviamo ad appoggiare le mani o gli avambracci, mantenendo però sempre l'allungamento della colonna. Cerchiamo di andare oltre il ginocchio. Ritorniamo camminando indietro con le mani e andiamo ad allungare il quadricipite sinistro. Portiamo le mani dietro al bacino, camminiamo indietro appoggiando le mani o gli avambracci, come raccomandazione sempre quella di prima, il ginocchio a terra, il bacino in retroversione. Lentamente risaliamo, distendiamo la gamba sinistra, distendiamo la destra, appoggiamo i talloni e scendiamo. Fermiamo le gambe, flessione ed estensione delle caviglie. Inspiro e espiro. Ci fermeremo con i piedi flessi e disegniamo dei cerchi con i piedi vicini, tutti in un senso. Inspira, espira. Invertiamo il giro. Ci fermiamo, flettiamo le gambe, divarichiamo le ginocchia, uniamo le piante dei piedi in Baddha Konasana. Ci agganciamo i piedi, distendiamo la schiena allungando le braccia, lasciamo cadere le ginocchia. Chiudiamo gli occhi, rilassiamo l'interno coscia, lasciamo che le nostre anche si aprano. Liberiamo le mani, chiudiamo le ginocchia e ci portiamo in quadrupedia.
Appoggiamo bene le mani sotto le spalle, le ginocchia sotto i fianchi, spingiamo le spalle lontane dalle orecchie. Inspirando, creiamo un'estensione della colonna, la testa guarda in alto. Espirando, una flessione, la testa guarda l'ombelico, spingi con le gambe e con le ginocchia. Ci fermeremo in neutro dopo aver espirato. Facciamo un passo avanti con le mani e portiamo il piede destro tra le nostre mani. Il ginocchio cadrà sopra al tallone, il bacino scivola verso il basso, il ginocchio sinistro è più indietro rispetto al bacino, non è sopra. Possiamo utilizzare il nostro mattoncino per appoggiarci, se facciamo fatica a mantenere la posizione. Respira e lascia che il tuo bacino scenda verso terra. Lascia andare le tue gambe, abbandonale alla terra. Come sempre puoi utilizzare un cuscino sotto al ginocchio sinistro se l'appoggio del pavimento ti dà fastidio. Scivola indietro col bacino sollevando la punta del piede destro e torna, inspira, espira, torna indietro. Non sollevare, non staccare l'addome dalla coscia, quindi arriva dove puoi. Quando senti che comincia a staccarsi, ti fermi e torni avanti. Ci fermiamo in avanti, portiamo le mani all'interno della gamba, puntiamo il piede, sollevo il ginocchio e lo riappoggio lentamente. Inspira, distendi, espira, torna. Inspira, espira, inspira, espira, ancora una volta, inspira. Espira, distendi il piede, ritorna con il piede vicino all'alto, rilassa un momento nel bambino. Torniamo in quadrupedia, portiamo le mani sempre un passo avanti e portiamo avanti il piede sinistro. Anche qui il ginocchio cade sopra il tallone, il bacino è spinto avanti, il ginocchio destro più indietro rispetto al bacino. Se hai necessità utilizza il mattoncino, utilizza il supporto. Cerca di non chiuderti, ma di aprire il petto e lasciare cadere il bacino. Abbandona le gambe alla terra.
inspira. Espirando, mantieni l'addome in appoggio alla coscia, spostati indietro sollevando la punta del piede. Inspira. Espira, ogni volta che vai in avanti, sentire il bacino scendere un poco di più. Ogni volta che torni indietro, la tua gamba cercherà di distendersi un poco di più. Fermeremo avanti, portiamo le mani all'interno della gamba, puntiamo il piede dietro, inspira, distendi il ginocchio, espira, torna, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, ancora una volta, inspira, espira e torna e rilassa un istante. Torniamo in quadrupedia. Sempre un passo avanti delle mani, puntiamo i piedi e ci portiamo lentamente nel cane a testa in giù. Quindi il bacino sale, l'addome si appoggia alle cosce. Ok, quindi da qui spingo con le braccia e vado ad appoggiarmi. E alternando spingo il tallone verso il basso. Ci fermiamo, cerchiamo di spingere l'osso sacro e il bacino verso l'alto e proviamo a distendere le gambe, ad appoggiare i talloni a terra, non importa se non arriviamo. Al prossimo inspiro distendi la gamba destra in alto, spingi il petto verso il basso, espirando portati nel plank, sollevati prima sulla punta del piede, portati nel plank arrotondando la schiena e portando il ginocchio al petto, inspira, espira, inspira, espira. Inspira, espira, l'ultimo, inspira, espira, appoggia, torna nel cane. Al prossimo inspiro salirà la gamba sinistra. Sali sulla punta del piede destro, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, inspira. Espira.
appoggia il piede, appoggia le ginocchia, siediti un momento in Vajrasana. Eseguiremo subito la nostra sequenza, soffermandoci ovviamente su ogni asana, per il tempo che serve per ricordarci le diverse posizioni e per entrare bene nella posizione. Poi dovremmo riuscire a farla ancora una volta in modo un pochino più dinamico. Partiremo sempre dal cane a testa in giù. Appoggio le mani. Createvi un po' di spazio dietro al tappetino. Allora, questa sarà la nostra cima del tappetino. Ok, quella verso cui guardiamo. Questo sarà il fondo del tappetino. Così abbiamo dei punti di riferimento spaziali. Questo è il dietro. Ok, quindi la parte... Per me è la mia destra, dovrebbe essere la vostra destra. Cima, fondo, dietro. Ok? Appoggiamo le mani, puntiamo i piedi e andiamo nel cane a testa in giù. Coccige e sacro spinti verso l'alto, forti le braccia. Spalle lontane dalle orecchie. Ci prepariamo per Virabhadrasana 1. Quindi ruotiamo leggermente verso l'esterno il piede sinistro, che si porta anche un poco più avanti del destro. La rotazione non è ampia, perché i fianchi devono rimanere allineati. Il piede destro andrà tra le mani. Comincio a salire. Piego il ginocchio avanti in modo che sia allineato. Porto le braccia in alto, allineo i fianchi. Respiro. Attivo l'addome in modo da non sfanciare. I fianchi non sono aperti, ma sono bene rivolti verso la cima del tappetino. Abbassa le spalle. Ancora un respiro. Le braccia scendono. Il piede destro ruota nella stessa direzione del sinistro e guardano avanti. Le punte sono leggermente intraruotate. Divarica bene le gambe. Prasarita Padottanasana. Inspira. Espira. Scendi con la schiena diritta. Arriva dove puoi, appoggia le mani. Se non arrivi ad appoggiare le mani, le appoggi sul mattoncino. Ora rilassiamo la schiena. Se non riesci, non importa, rimani in appoggio al mattoncino. Porta le mani dietro al bacino, intrecciale. Apri il petto e le spalle e allontana le mani dal bacino. Spingi le mani verso il soffitto.
dopo aver respirato, attiva l'adduttore, attiva l'interno coscia. Immagina che una forza ti stia tirando per i polsi e risali. Libera le mani. Ci prepariamo per Virabhadrasana 2. Il piede destro andrà verso il dietro del tappetino. Il piede sinistro rimarrà qua. Un lungo passo dietro. Il piede ruotato verso l'esterno, quindi verso la cima del tappetino. I fianchi sono aperti. Il ginocchio sinistro è piegato, non chiuso, ma in linea. Apri le braccia avanti e dietro, apri il petto e le spalle, inspira, espira, inspira, espira, inspira, espira, mantieni la posizione, allinea spalle e bacino come se fossero appoggiate ad un muro, guarda la mano avanti. Le braccia scendono, ci giriamo in avanti e andremo ad appoggiare le mani a terra oltre il piede sinistro. La gamba resterà piegata. La gamba destra si solleva dietro, distesa, con il piede e la gamba extra ruotati. Ci prepariamo per Ardha Chandrasana. Se riusciamo, distendiamo anche la gamba sinistra. Sempre se riusciamo, portiamo la mano destra verso il cielo. Spingi con il braccio sinistro, allontana la spalla dall'orecchio. Prova a flettere il ginocchio destro, ad agganciarti al piede o alla caviglia. E ora crea una leggera estensione della tua colonna, allontanando il piede dal bacino, ma trattenendolo con la mano. Libera il piede, appoggia la mano a terra, torna in Prasarita Padottanasana. I piedi leggermente intravuotati, le mani a terra, piega le braccia, rilassa la schiena e appoggia le mani alle caviglie. Gomiti aperti, spalle rilassate. Riporta le mani a terra, i lati del viso, distendi le braccia, allunga la colonna. Inspira. Espira, mani ai fianchi, attiva l'interno coscia, inspira, risali. E ruotiamo il piede sinistro verso il fondo del tappetino. Braccia distese, gambe distese, ci prepariamo per Trikonasana. Inspira e torna. Inspira e torna, inspira e scendi. Se riesci a mantenere una buona apertura delle spalle senza fare questo, comincia a scendere piano piano e se riesci arriva a terra.
La spalla che è in basso, la sinistra spinge avanti, la destra si allinea, i fianchi si aprono. Pieghiamo il ginocchio sinistro, portiamo le mani a terra, ruotiamo la gamba dietro, quindi saremo in appoggio sulla punta del piede, la gamba destra è bene distesa, la mano destra si avvicina al piede, il braccio sinistro sale in Prasarita Uttita Parsvakonasana, scusate. Parivritta Uttita Parsvakonasana. Appoggio la mano all'interno del piede, mantengo la posizione, se riesco andiamo ad appoggiare, se riusciamo andiamo ad appoggiare gli avambracci a terra in Uttana Prishtasana, altrimenti rimaniamo con le mani a terra. Allontana le spalle dalle orecchie. Riappoggiamo le mani, il piede nel centro e Kapada Adho Mukha Svanasana, quindi piede sinistro in alto, inspira e espira. Ritroviamo il nostro cane a testa in giù, ci rilassiamo un momento, ritroviamo la concentrazione, l'attenzione. E siamo pronti a ripartire con l'altro lato, già posizionate. Avanti a noi abbiamo il fondo del tappetino, dove ora abbiamo i piedi, la cima del tappetino. Alla nostra sinistra la parte dietro e alla nostra destra la parte avanti. Il piede destro ruoterà leggermente verso l'esterno, facendo un piccolo passo avanti. Il piede sinistro si porterà tra le mani, Virabhadrasana, sì esatto, Virabhadrasana 1. Sollevo, piego il ginocchio, fianchi allineati, le braccia sono in alto, le spalle lontane dalle orecchie, respira. Le braccia scendono, ruotiamo verso la parte avanti del tappetino con entrambi i piedi. I piedi sono leggermente intraruotati, mani ai fianchi, inspiro allungo, espiro, la schiena scende, appoggio le mani a terra con o senza il supporto. Piego le braccia, porto le mani dietro al bacino, apro le spalle, distendo le braccia e spingo le mani verso l'alto. Avvicina le scapole.
E al prossimo inspiro attiva l'interno coscia, immagina che una forza ti tiri per i polsi per risalire. Liberiamo le mani e faremo un lungo passo dietro con la gamba sinistra verso la parte dietro del tappetino. Allineiamo i talloni, ci prepariamo per Virabhadrasana 2. Apro i fianchi, apro le spalle, il ginocchio destro rimane allineato, distendo le braccia. Immaginiamo di essere appoggiate ad un muro, guardo avanti, inspiro, espiro, inspiro, espiro, inspiro e mantengo. Portiamo le mani a terra oltre il piede destro, teniamo la gamba destra piegata mentre la sinistra sale, extra ruotata, distesa. Se riesci distendi anche la gamba destra, ma non è necessario, puoi tenerla un poco piegata. E ci prepariamo per Ardha Chandrasana. Quindi il braccio sinistro salirà verso l'alto. Se riesci, fletti la gamba sinistra, agganciati e cerca di allontanare il piede dal bacino, portando un poco in estensione la schiena. Lentamente libera la mano e il piede, torna in Prasarita Padottanasana. Divarica le gambe, punte dei piedi leggermente intraruotate, mani a terra, inspira, espira, lascia andare, vai ad agganciarti alle tue caviglie se riesci. I gomiti sono aperti, le spalle lontane dalle orecchie. Mani a terra ai lati del viso, inspira, distendi, espira, mani ai fianchi, forti gli adduttori e risali, inspira. Il piede destro ruoterà verso la cima del tappetino. Braccia, ci prepariamo per Trikonasana, apri bene i fianchi, inspira, espira, inspira. Espira, inspira e comincia a scendere. Se riesci a mantenere una buona apertura, arriva a terra. Altrimenti fermati prima. Spingi la spalla destra avanti in modo da allineare la sinistra. Apri i fianchi. Pieghiamo il ginocchio destro, mani a terra, ruota la gamba sinistra, rimani in appoggio solo con la punta del piede, avvicina la mano sinistra, apri il braccio destro, in Parivritta Uttita Parsvakonasana.
La mano destra torna a terra all'interno del piede. Possiamo rimanere con le mani in appoggio, lasciando cadere il bacino, oppure appoggiare gli avambracci in Uttana Prishtasana. Ritorniamo con le mani a terra, portiamo la mano destra oltre il piede, gamba su e kapala ad Mukha Svanasana, inspira, espira, appoggia, torna con le ginocchia a terra, rilassa un momento. Risaliamo piano piano. Lo ripeteremo ancora una volta in modo un pochino più dinamico, quindi non ci soffermeremo sugli asana se non per un respiro e aggiungeremo il vinyasa che adesso non abbiamo fatto. Quindi dopo il kana testa in giù con una gamba ci porteremo in plank, chaturanga dandasana, kana testa in su e kana testa in giù. Cerchiamo di seguire il respiro, quindi ad ogni movimento corrisponde un respiro. Mani a terra, ci prepariamo nel kana a testa in giù. Un respiro profondo. E poi inspirando prepara il piede sinistro, espirando porta il destro avanti, inspira sali, espira portati in posizione, Virabhadrasana 1, un respiro. Ruota in centro inspirando. Espirando le mani scendono, mani ai fianchi, inspira allunga, espira scendi. Portiamo le mani dietro il bacino e le allontaniamo. Un respiro in posizione. Inspirando risali, espira sciogli la posizione. Piede destro dietro, inspira. Espira, ti posizioni. Virabhadrasana 2. Un respiro in posizione. Inspirando le mani si appoggiano. Espirando ci portiamo in Ardha Chandrasana. Un respiro. Se riesco faccio ancora un respiro con la gamba flessa. Libera inspirando appoggiati. Espirando rilassa, mani alle caviglie, un respiro. Mani ai fianchi, inspira, distendi la colonna. Espira, risali. Ruotiamo verso il fondo del tappetino. Inspiro, mi preparo per Trikonasana. Espiro, scendo. Un respiro. Inspiro, piego, mi preparo. Espiro. Prasarita Uttita Parsvakonasana. Un respiro. La mano scende, inspira
Espirando ti prepari per Uttana Prishtasana. Un respiro. Risali, inspira, prepara la mano, inspira, gamba, espira, cara testa in giù. Un unico respiro e ripartiamo. Inspira, prepara il piede destro, espira, piede sinistro tra le mani, inspira, espira. Un respiro. Inspiro, ruoto, ruotiamo in avanti. Espiro, ci posizioniamo, ci prepariamo. Inspiro, mi allungo. Espiro, scendo. Mani. Inspira, espira. Un respiro qua. Inspira, risali. Espira, libera. Il piede sinistro andrà dietro. Inspira. Espira, ti posizioni in Virabhadrasana 2. Un respiro. Inspirando, le mani vanno a terra. Ti posizioni espirando. Un respiro completo. Se riesci, pieghi il ginocchio, Ardha Chandrasana, ancora per un respiro. Riappoggia, inspira. Espira, rilassa. Mani alle caviglie, un respiro. Inspira, mani ai fianchi, distendi la colonna, espira, sali. Ruotiamo il piede destro verso la cima del tappetino, inspira, espira, Trikonasana. Un respiro. Inspira, mani a terra, gira la gamba dietro. Espira, ti posizioni in pari dritta, Uttita Parsvakonasana. Un respiro. Inspiro, la mano scende. Espiro, mi preparo in Uttana Prishtasana, con o senza gli avambracci a terra. Un respiro. Inspira, risali. Espira, posiziona la mano. Inspira, ekapada. Espira, appoggia. Guardo avanti, un salto. Mi siedo. Esrotolo. Distendiamo le gambe, rilassiamo le braccia, rimaniamo in Shavasana, abbiamo 5 minuti di rilassamento, l'abbiamo allungata un po' oggi. Sono talmente uscito dagli schemi che il vinyasa l'abbiamo lasciato indietro. Rilassa le gambe. Rilassa le braccia. Chiudi gli occhi. E prendi un profondo respiro.
Lascia completamente andare il tuo corpo alla terra. Abbandona ogni fatica. Lascia andare ogni pensiero. E lascia che ogni tanto la tua mente e i tuoi pensieri vadano fuori dagli schemi. Impariamo a liberarci da preconcetti, da chiusure mentali. Impariamo a smussare gli angoli. Impariamo a liberare la nostra mente. Il nostro corpo ci insegna ad essere più malleabili, più flessibili, più aperte. Come educhiamo il nostro corpo alla libertà, al movimento, allo spazio, impariamo ad educare anche la nostra mente alla libertà, all'assenza di giudizio. All'amore universale. Prendiamo un profondo respiro, muoviamo le braccia, le mani, le gambe e i piedi, abbracciamo le ginocchia al petto, ruotiamo sul fianco e lentamente ci sediamo nella nostra posizione comoda. Prendiamo un profondo respiro, inspirando raccogliamo l'energia dell'universo ed espirando attraverso il nostro cuore ci connettiamo a Madre Terra. Namaste. Grazie. Grazie per aver praticato con me, spero sia andato tutto bene. Vi auguro una buona giornata, una buona serata. Vi abbraccio, vi mando un bacio e come sempre se avete bisogno siamo qua. Ciao, alla prossima.